Yacht and Fashion Design, seconda giornata, siamo sulla Signora del Vento, su questo veliero stupendo e abbiamo degli ospiti davvero un parterre importante anche questo pomeriggio. Cominciamo dal presidente di Commercio Lazio Sud, Giovanni Acampora, poi a fianco al presidente abbiamo Renato Borghi, che è vicepresidente nazionale di Commercio, nonché presidente di Federmoda. Giriamoci di qua, abbiamo il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e l'onorevole Massimiliano De Toma, che poi presenteremo. Allora, innanzitutto volevo far dire due parole al presidente Acampora per questo pomeriggio così bello. Ma guardi, allora intanto il parterre si arricchisce sempre di più, perché oggi abbiamo con noi il presidente nazionale Renato Borghi di Federmoda e il vicepresidente nazionale, tra l'altro, e poi abbiamo Massimiliano De Toma, due amici che ci hanno fatto l'onore di venire oggi e quindi di proseguire insieme a noi queste manifestazioni che si stanno svolgendo a Gaeta e che già devo dire hanno un risultato eccezionale, perché intanto il risultato che abbiamo ottenuto è il terzo punto che io ritengo fondamentale di ogni evento, cioè quello di fare riflessione, di fare sistema. Oggi devo dire che la rappresentanza istituzionale a Gaeta è assolutamente di prestigio. Abbiamo anche visto una bellissima manifestazione di flyboard che da qui dalla poppa del veliero La Signora del Vento, e siamo riusciti, nonostante tutto, ad avere con noi anche il nostro sindaco Cosimino Mitrano, che è sempre restio a venire a questi avvenimenti a cui devo dire che dobbiamo assolutamente ringraziare Cosimino, perché ogni volta che noi abbiamo un'idea lui ce l'ha doppiamente più importante della nostra e più veloce della nostra, questo. E quindi i traguardi sono assolutamente facili da raggiungere, e come ho detto anche ieri in questa bellissima conferenza che abbiamo tenuto, quando le cose più difficili sembrano irraggiungibili, col buon senso, con la condivisione, con la sinergia diventano cose semplici. Questo è l'interesse del nostro territorio e del nostro bellissimo Golfo di Gaeta. Allora, presidente Borghi, innanzitutto benvenuto qui a Gaeta, e poi volevo farle dire qualcosa sulla serata che è in programma questa sera, un bel appuntamento davvero sostanzioso e significativo proprio sulla moda, diciamo che ben si coniuga con la nautica, con... Sì, certo, partecipo con grande piacere, ovviamente non potevo mancare, innanzitutto per dare testimonianza, insomma, del valore della Confcommercio, che ha organizzato una grande manifestazione appunto centrata su due dei settori che sono i settori di punta, quelli che in tutto il mondo riconoscono il primato all'Italia, e quindi la moda certamente, e poi anche la nautica, la cantieristica, due settori di traino per l'economia italiana. E poi stasera c'è la sfilata. Ecco, la parola moda evoca comunque l'idea della bellezza, dello stile, della ricercatezza, della creatività. E oltretutto muove un sacco di persone, la dico così, cioè ogni volta che tu organizzi una sfilata le persone corrono per questo fascino che c'è nel bello e nella creatività. Sarà certamente una sfilata di successo, dove premieremo giovani stilisti e stilisti affermati, perché sono loro che portano nel mondo il valore della nostra produzione. Complimenti a Giovanni che ha organizzato questa giornata, tra l'altro meravigliosa, siamo qui su questo bellissimo veliero, con un vento, un venticello fantastico, e in una Gaeta che io non conoscevo e che davvero merita di essere visitata, quindi ci tornerò anche in altre occasioni. Grazie a tutti. Adesso io direi di passare la parola all'onorevole Massimiliano De Toma. L'onorevole Massimiliano De Toma, che lo vogliamo anche ricordare, adesso fa parte della 10ª commissione attività produttive, commercio, turismo, che possiamo anche dire che gioca in casa in quanto ha un passato proprio in Confcommercio, vero? Insomma, questo qui dobbiamo dirlo. Certo, residente di Federmoda, poi prima ricordavamo così, ecco, a telecamere spente, che è nato proprio con questo negozio famoso a Roma, è storico, è Piazza Talenti, diciamo, Maximovic penso che si chiamasse, insomma, che ha portato avanti con successo. Tra l'altro, caro sindaco, abbiamo anche da ricordare alcune sue battaglie, i suoi cavalli di battaglia, che sono ad esempio i negozi di vicinato, è vero, diciamo, questo qui, poi anche il Made in Italy, alcune cose importanti. Allora, onorevole, la sua presenza questo pomeriggio qui a Gaeta per questa iniziativa davvero importante messa su da Confcommercio, ma insieme al Comune di Gaeta ad altri partner davvero importanti.
Allora, io penso una cosa, che innanzitutto queste manifestazioni o iniziative fatte nei territori siano fondamentali, un po' perché io sono qua in triplice veste, la più importante sono un cittadino che ama vedere i territori che vengono utilizzati nella migliore delle performance che possono dare. Io ovviamente, avendo il trascorso che è da imprenditore, poi all'interno di Confcommercio, oggi al governo, dicevo appunto poco fa al sindaco, come è difficile a volte coniugare invece anche una sfida il territorio a livello nazionale. Quindi io porto le mie radici del territorio, che ovviamente è romano ma poi è laziale, e per quelle che sono le sfide che invece ci vedranno adesso coinvolti nei prossimi 5 anni al governo. Quindi il buon governo per me significa avere nel cuore questo che è il primo paletto, il secondo rimanere con i piedi per terra, fare delle cose concrete, poche ma buone, e questa sera devo dire che è una di quelle in cui mi sento veramente bene e sono onorato di essere stato invitato ovviamente da Confcommercio Latina, dal presidente Acampora, e qui con il sindaco mi fa piacere, passeremo una bella, immagino, serata e manifestazione. E noi proprio, posso aggiungere, sì, mi complimento, condivido assolutamente quello che ha detto l'onorevole. Tra l'altro poc'anzi mi faceva quel ragionamento di cercare di far partire le politiche dal basso, perché l'esigenza dei territori si deve necessariamente coniugare con un'esigenza nazionale. Quindi veramente complimenti, onorevole, perché sono sicuro che questo è lo spirito giusto per poter svolgere bene il proprio mandato, che poi sempre parte dal basso. Come ha detto, io sono qui prima di tutto come cittadino. E chiaramente, sindaco, noi ci apprestiamo a questa serata davvero molto bella, questa sfilata di moda, la red carpet che ci sarà qui a Molo Sanità. Quindi devo dire la verità, Giovanni Acampora sta facendo le cose veramente per bene, diciamo, e poi ha questa capacità di mettere intorno a un tavolo un po' tanti attori diversi ma utili tutti quanti alla fine, alla causa finale. Beh, la governance locale e anche interistituzionale è importantissima. Il pubblico e il privato devono assolutamente convergere e collaborare. Confcommercio è una realtà importante sul Golfo di Gaeta, non può un'amministrazione prescindere da quelle che sono le esigenze del mondo produttivo. Come ho già detto in altre iniziative, immaginatevi delle città spente, con tutte le insegne spente delle attività sarebbe una città morta. L'energia, la fonte di sviluppo di una città sono le attività produttive, e il commercio. E noi come amministrazione dobbiamo essere accanto a queste iniziative. Complimenti all'amico Gianni, che ha saputo ben coniugare quello che sono le esigenze della Confcommercio con le esigenze di un intero territorio. Parlando di economia del mare vuol dire parlare di cantieristica, parlare di nautica di diporto, parlate di pesca, parlate anche del porto commerciale, e vuol dire fare anche una sinergia tra tutte le città del Golfo di Gaeta, e quindi parlare di politiche comprensoriali. Solo insieme si vince, andando da solo ognuno di noi è destinato a fallire. Presidente Acampora, allora la presenza, ecco, dell'amministrazione comunale, dicevamo, Mitrano, sempre presente, ha sposato questa... Assolutamente sempre presente, devo dire che è una certezza e una sicurezza per tutti noi. L'ho detto prima, lo ripeto, abbiamo delle idee, lui ha l'idea ancora più veloce e più completa rispetto a questi eventi, rispetto alla rinascita di questa città che sta diventando un gioiello, è un esempio in tutto il Golfo di Gaeta, ma secondo me molto oltre anche i confini regionali e nazionali. Insomma, io credo che quello che abbiamo dimostrato ieri è quando facciamo sistema, quando tutti gli enti, quando c'è la volontà propositiva, non ci sono più barriere. Possiamo competere con i distretti turistici più importanti, penso alla Riviera Romagnola, penso al distretto turistico delle Cinque Terre, ma questo significa anche fare un bagno di umiltà in un certo senso, rivedere certe posizioni, riragionare insieme, ridialogare, cercare di abbattere conflitti e campanilismi tra i territori, perché, ripeto, con la consapevolezza che quando c'è sinergia, condivisione, le cose più difficili diventano più semplici, i traguardi si raggiungono. L'esempio di questa manifestazione che abbiamo dato è proprio questa. Guardi, molti, l'ho già detto, lo ripeto, molti hanno pensato sempre, hanno fatto manifestazioni impattanti sul territorio. Noi non abbiamo fatto questa scelta, 3 giorni molto semplici, molto lineari, 3 spettacoli importanti, uno che si è tenuto a Formia, quindi in quest'ottica di
decentramento delle attività e degli eventi, che ha avuto un successo eccezionale di pubblico sotto la Torre di Mola. Stasera abbiamo una sfilata con 4 stilisti internazionali che hanno una fama internazionale. Domenica chiudiamo col maestro Scipione, che è il testimonial d'eccellenza di questa città, un'organizzazione impeccabile e perfetta della J. Evans, che è la società a cui ci siamo rivolti, coadiuvata da Marcella Abdurrahmani. Siamo molto felici di questa scelta. Credo che ripeteremo sicuramente questa esperienza, probabilmente con una maggiore consapevolezza, perché i tempi quest'anno sono stati pochi, la organizzeremo in maniera ancora più importante, ma questo perché? Nell'ottica di far rinascere questo comprensorio. Oggi siamo qui sulla Signora del Vento, questo significa che noi abbiamo dei panorami eccellenti, abbiamo già le attrezzature, non abbiamo bisogno di mettere stand, l'abbiamo fatto, molto limitato, poco impattante, perché abbiamo un palcoscenico naturale. Noi potremmo fare in questo Golfo di Creta manifestazioni di questo tipo ovunque, al Teatro Romano di Minturno, al Cisternone Romano di Formia, alla tomba di Cicerone, alla vecchia, quella che si dice sia la villa di Cicerone giù a Vindicio, qui in questo scenario incantevole. Insomma, non c'è bisogno di palcoscenici, non c'è bisogno di stand, non c'è bisogno di sovrastrutture, basta la volontà nell'ottica del bene comune e di far rinascere e sviluppare questo meraviglioso territorio. Queste sono state anche le parole che ha condiviso stamattina l'assessore al turismo, che è venuta qui da noi, che ha completato il parterre d'eccellenza, Lorenza Bonaccorsi. E noi abbiamo già capito che il presidente Acambora ha le idee chiare già per il prossimo anno. Volevo chiudere brevemente questo nostro incontro proprio con il presidente Borghi. Allora, Federmoda, il messaggio che può arrivare questa sera dalla sfilata, che ovviamente non può e non deve rappresentare solo un momento di spettacolo, ma quale messaggio riesce a veicolare un momento del genere? E chiudiamo con il presidente Borghi. Ma un momento del genere veicola il messaggio della centralità del sistema moda italiano e quindi di tutta la filiera, dei produttori, dei tessutai, dei confezionisti e ovviamente anche dei negozi, quindi l'affermazione di questo valore e poi il senso di questa manifestazione è il rilancio del territorio, rilanciare il territorio, insistere con iniziative che portano il territorio alla notorietà, all'attenzione, all'attrazione, vuol dire rivitalizzare anche le attività imprenditoriali e anche i negozi. Cresce il territorio, cresce l'impresa, cresce il territorio. Il senso è questo, bisogna continuare su questa strada in partnership tra privato e pubblico, dialogando con le istituzioni, cercando punti di contatto e condivisione. Rilanciare il territorio significa rilanciare l'economia. Ecco, in conclusione, non è qui con noi, però volevo fare un ringraziamento, e penso che ci pensi il Presidente in questo senso, a Salvatore Di Cecca, al Direttore Generale, che si sta prodigando per l'organizzazione della manifestazione. Beh, il ringraziamento al Direttore io era quasi implicito in quello che nell'espressione, in quello che io ho detto, perché guardi, quando si realizzano eventi di questo tipo c'è sempre una struttura che a volte agisce nell'ombra, ma che sono poi i veri artefici della riuscita di questi avvenimenti, di questi eventi, ma della riuscita e dello sviluppo di un'associazione qual è la nostra. In questo caso il direttore generale di Confcommercio, Salvatore Cecca, che tra l'altro è di Gaeta e quindi sente e ama questa città probabilmente ancora più di noi, e quando io ringrazio lui, ringrazio tutti i dipendenti della struttura di Confcommercio, gli organizzatori, dalle maestranze che si sono date da fare, insomma un ringraziamento generale, non da ultimo a tutti i miei dirigenti della struttura di Confcommercio, i presidenti delle nostre associazioni, qui c'è la nostra presidente di Gaeta, Lucia Vagnati, insomma tutti quanti ci siamo messi in discussione, in gioco. Io, guardi, il primo giorno che stavano montando gli stand, i palchi, io stavo in pantaloncini corti con il mio direttore e cercavamo in qualche modo di dare una mano. Ecco, dobbiamo dare esempio, perché dobbiamo in qualche modo calarci anche in questi panni, e in questo modo apprezzi di più quando un evento riesce, quando le cose riescono. Bene, grazie al presidente Acambora e grazie a tutti quanti i nostri ospiti. Yacht and Fashion Design 2018, e allora siamo sempre sulla Signora del Vento, e per parlare così io direi in maniera davvero piacevole di questa manifestazione che è in corso qui nel cuore di Gaeta Medievale, e sono con il presidente dell'ASCOM territoriale di Gaeta Commercio Lazio Sud, che è Lucia Vagnati, che ovviamente è un po' anche la padrona di casa dell'evento.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Sì. È un onore che questa manifestazione nasce da Gaeta e continuerà a Gaeta per poi espandersi anche nei territori limitrofi, perché come abbiamo detto ieri nella conferenza cercheremo di far entrare in questo fashion yacht design anche i comuni di Minturno l'anno prossimo, espanderci a Fondi, perché noi dobbiamo lavorare comunque in rete tra i comuni. Ieri tra l'altro erano presenti infatti vari sindaci dei comuni limitrofi e sono state dette tante belle cose dalle varie autorità, istituzioni, e spero che tutto quello che è stato detto venga messo veramente su un tavolo tecnico per poi passare in un futuro al piano operativo, quindi tutte queste cose vengono finalmente realizzate. Che poi, come diceva il Presidente Camero, la vostra forza è anche la collaborazione forte che c'è, diciamo la sinergia, vedo che si è attorniata anche di altre persone che collaborano con l'ASCO. Sì, tra l'altro è qui presente vicino a me il terziario donna sempre di Confcommercio, perché c'è un'altra che tra l'altro stiamo lavorando per alcuni progetti che lanceremo prossimamente, che non vi svelo al momento che poi succederà. Facciamole vedere. Infatti Maria, c'è Paola Guglietta, c'è Paola Di Pietro, c'è Francesca Cavolino che è la vicepresidente del terziario donna, e con loro stiamo collaborando proprio in un'ottica futuristica, per cercare di anche partecipare a bandi regionali portando dei progetti validi per le città. Ecco, quindi c'è una bella soddisfazione da parte vostra per questa manifestazione che sta avendo già un bel successo, l'abbiamo sottolineato. Sì, infatti ieri ci sono state diverse presenze, ecco come dicevo prima, di autorità e istituzioni sul nostro territorio ed è bello vederli tutti riuniti vicino a un tavolo, però ricordo sempre che le associazioni servono proprio a percepire quelle che sono poi le problematiche delle città, e da queste problematiche poi veramente bisogna realizzare dei fatti concreti, e quindi il dialogo con le amministrazioni, che non è soltanto quella di Gaeta ma anche le amministrazioni di Formia, di Fondi, di Minturno, come si è detto ieri al tavolo, serve proprio per lavorare in sinergia verso un unico obiettivo poi alla fine, perché eventi di questo genere hanno una ricaduta su tutti i territori, perché comunque anche in tutte le categorie, perché comunque c'è il turismo, lavorano l'extra alberghiero, lavorano i ristoranti, lavorano i negozi, si crea un indotto economico che poi alla fine si ripercuote sulla città. Va bene, ringraziamo dunque Lucia Vagnati, presidente dell'ASCOM territoriale di Gaeta.